notte di lavoro in Toscana per la protezione civile per fronteggiare i danni del maltempo che ha dato una tregua. Continuano le operazioni di soccorso, di prosciugamento delle aree allagate, con l'uso massivo di idrovore e quelle di assistenza alla popolazione, anche per la svuotatura degli scantinati. A Quarrata, colpita ben due volte con la seconda rottura del fiume Stella, le acque stanno defluendo, ma il territorio è stato fortemente impattato con ingenti danni all'agricoltura. E infatti il maltempo ha cancellato magazzini pieni di semi e concimi, ha cancellato alcune vie di accesso alle aziende agricole, mentre gli agricoltori sono impegnati a spalare il fango dalle aziende e salvare quanto più possibile di prodotti, attrezzature e coltivazioni. Preoccupa l'arrivo del freddo che rischia di danneggiare fiori e ortaggi perché le serre sono state distrutte e non danno più riparo. Così riferisce Coldiretti in base al primo monitoraggio delle centinaia di aziende agricole della nostra regione colpite dall'ondata di maltempo e dagli allagamenti nelle campagne con terreni e vivai finiti sott'acqua, stalle, fienili e serre scoperchiate, trattori nel fango, alberi da frutto e olivi spezzati. Al via Prato la raccolta dei rifiuti e degli ingombranti, strada per strada, dove si accatastano a seguito dei danneggiamenti del maltempo. Si comincia da via 7 Marzo e via Malaparte, una delle zone più colpite tra la città e la frazione di Figline. Punto di stoccaggio dove anche i privati possono trasportare in modo autonomo è il piazzale del palazzetto dello sport del quartiere di Maliseti. Sarà un'operazione lunga e ci vorranno diverse settimane, ha spiegato l'assessore. Stiamo facendo in modo da dare una risposta a un problema immediato che è lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e per questo abbiamo attivato tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, che abbiamo chiesto supporto sia a Consiag che alla Protezione Civile, con, oltre al rapporto diretto con Alia. Il sindaco della città metropolitana ha detto che la situazione per quanto riguarda l'area metropolitana di Firenze registra criticità sulla piana, in particolare su Campi Bisenzio. A oggi abbiamo ancora 2 milioni di metri cubi di acqua e 1.500 persone circondate da acqua esondata. Portiamo via l'acqua attraverso le idrovore e il deflusso naturale. È di circa 250.000 metri cubi al giorno, quindi ci vorranno ancora alcuni giorni per prosciugare tutta la superficie. E il ministro degli affari esteri Tajani, a margine di un incontro oggi a Prato con le istituzioni, le aziende danneggiate, ha detto: siamo qui per dare un messaggio di solidarietà da parte del governo alla gente di Toscana colpita da questa tremenda alluvione, con azioni concrete. Per questo il ministero ha messo a disposizione 100 milioni a fondo perduto per le aziende che esportano e hanno il 3% di export nel fatturato, previsti altri 200 milioni di prestiti agevolati. In aggiunta e sarà decisa la moratoria per le rate dei prestiti SACE. Inoltre sarà agevolata la presenza delle aziende colpite alle fiere internazionali. È una strada di montagna franata domenica sera in Val di Bisenzio e 6 famiglie, circa 20 persone, sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco dalle loro case. Siamo nel comune di Cantagallo. La frana causata dagli effetti del maltempo ha isolato la località provocando il cedimento dell'unica strada che conduce al borgo. Le case non risultano, sembrano non abbiano ricevuto danni dalla frana. Alcuni sono andati da parenti, altri sono stati portati nel locale della parrocchia di Carmignagnello ad alcuni chilometri di distanza. E il sindaco di Montale ha detto che l'argine del torrente Agna non è ancora riparato, il lavoro è più lungo di quanto ci si aspettava, ma l'aspetto più drammatico è che nella zona industriale arriva ancora acqua dall'argine del fiume crollato e ci sono detriti e fango ovunque, è un inferno, l'alluvione qui non è finita. E poi ancora ha detto abbiamo difficoltà enormi. Che sono, parlando con i responsabili del Genio Civile che sono sul posto, ho saputo che ci vorranno ancora un paio di giorni per riparare l'argine.
E le forze dell'ordine sono attive per evitare i fenomeni di sciacallaggio, lo scrive la Regione Toscana in una nota. Il sindaco metropolitano ha riferito che ci sono stati segnalati proprio fenomeni di sciacallaggio. E domani riapriranno tutte le scuole di ogni ordine e grado che si trovano sul territorio del comune di Prato. E quanto annunciato dal comune, l'unica eccezione sarà per la scuola infanzia statale Pacciana in via di Cantagallo, che rimarrà chiusa per il ripristino delle funzionalità del plesso scolastico. Il comune raccomanda alle famiglie, soprattutto quelle che insistono nelle zone più colpite dall'alluvione, di evitare il più possibile spostamenti con le auto. Inoltre verranno riaperti parchi e giardini pubblici, i cimiteri, gli impianti sportivi all'aperto e al chiuso e potranno svolgersi spettacoli dal vivo, tranne in casi particolari di inagibilità. Una scuola media di Piombino in via Togliatti è stata temporaneamente evacuata stamani a scopo precauzionale per un inizio di incendio che, secondo le prime informazioni, sarebbe scaturito da un cortocircuito ad una ventola di estrazione dell'aria dentro un bagno. Dal cortocircuito è scaturito del fumo e il personale della scuola ha prontamente utilizzato gli estintori in dotazione, bloccando all'inizio proprio l'incendio in attesa che arrivassero i vigili del fuoco. Sono intervenute anche due ambulanze, un dipendente della scuola è stato soccorso e portato in ospedale per sospetta inalazione da fumo. È incendio a Ponte alla Chiassa d'Arezzo, dove il fuoco è scoppiato in una parte di magazzino di una rivendita di materiali per l'edilizia. Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora da accertare, provocando una densa nube di fumo nero che ha investito alcune abitazioni vicine alla ditta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, non si segnalano feriti, ma una persona che ha respirato il fumo è stata portata al pronto soccorso di Arezzo per accertamenti. Le sue condizioni non sono però preoccupanti. Ed è stato nominato l'ex prefetto di Torino, Ruberto, come commissario straordinario della Fondazione Marino Marini di Pistoia. Stamani Ruberto ha incontrato la stampa nella prefettura, insieme al prefetto, che ha spiegato i motivi che hanno portato al commissariamento della fondazione che gestiva il museo pistoiese, chiuso al pubblico ormai da quasi 4 anni, nel quale è conservato un immenso patrimonio di opere realizzate proprio dall'artista Marino Marini. Vediamo come sarà il tempo domani, sarà poco nuvoloso, con i venti che saranno ancora forti di libeccio, soprattutto sulla costa settentrionale. I mari sono molto mossi, le temperature sono in calo. Il telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.